Sei partito titolare per due volte consecutive, cosa ti aspetti da mister Auteri? Ma io da quando sono arrivato ho sempre pensato di allenarmi sempre al massimo e farmi trovare pronto. Ho avuto queste due occasioni e sto cercando di sfruttarle al massimo e continuiamo così e sperando sempre di fare buone prestazioni per la squadra e vincere anche. Ti immaginavi un inizio di campionato così altalenante? No, io te l'ho detto, non è che io penso molto a durante gli allenamenti a essere concentrato, a farmi trovare sempre pronto. Poi la squadra magari adesso saranno periodi che non stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato, però penso che i risultati arriveranno. 0-0 il risultato con il Monopoli, qual è la tua chiave di lettura di questo risultato? Ma io penso che sia un risultato positivo, perché comunque loro venivano da un'altra partita contro il Catania, un 0-0 in casa, quindi penso che sia un punto fuori casa alla fine conquistato, perché non era facile. E magari se le cose andavano meglio potevamo pure riuscire a portare a casa il risultato, però un pari è meritato. Sabato, che tipo di risultato ti aspetti? Sabato noi prepariamo la partita come sempre, cerchiamo sempre di dare il massimo e in casa di cercare sempre di vincere. Quali sono, secondo te, le maggiori difficoltà che ha il Catanzaro in questo periodo? Ma non mi sembra in difficoltà, cioè, perché di solito come le altre volte abbiamo sempre avuto il pallino del gioco noi, anche magari non abbiamo segnato, però non è che abbiamo trovato squadre che ci hanno messo in difficoltà. Penso che dobbiamo essere più concreti sotto porta e sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano.